anche noi riteniamo che questa sia una decisione comunque arbitraria. Quando il consigliere Monti dice che è sperimentale, è vero, è sperimentale, e che poi fra sei mesi andremo a vedere quali saranno i risultati, ma ho qualche dubbio che la Svizzera andrà a sentire quali sono stati i disagi per i nostri frontalieri, che magari quelli che hanno turni di notte, perché ci sono anche dei frontalieri che comunque hanno necessità di rientrare o di andare in Svizzera di notte, per cui quei chilometri in più che vengono fatti sono davvero pesanti, e quindi sappiamo dai dati che ci sono stati forniti che comunque l'80% degli accessi che vengono fatti durante le ore di chiusura è fatto da parte di italiani, solo il 20% sono cittadini svizzeri. Quindi siamo sicuri, consigliere Monti, che poi verranno a chiedere agli italiani: ma cosa ve ne è sembrato di questa sperimentazione dopo sei mesi? Siete contenti? Non siete contenti? Glielo possiamo dire addirittura che non siamo contenti. Non che non siamo contenti noi, io sottolineo e concordo totalmente con quelle che sono state le osservazioni sul rispetto dei patti di Schengen, sul rispetto anche della popolazione italiana e di quelli che sono i nostri frontalieri, che troppo spesso è quasi come se gli svizzeri avessero un atteggiamento di disparità. Loro sono quelli che ci danno il lavoro, noi siamo quelli che abbiamo bisogno di chiedere il lavoro. Ma esattamente così non è. Loro hanno bisogno dei nostri frontalieri. Questo non dobbiamo mai dimenticarcelo. Le persone che vanno a lavorare al di là della frontiera subiscono comunque dei disagi notevoli. Ci dimentichiamo sempre che comunque le case a ridosso della frontiera costano il 30% in più, e così tutto, perché è tutto più caro, perché è tutto influenzato comunque dagli svizzeri. Quindi nella massima serenità auspicabile nei nostri rapporti con la Svizzera, che chiaramente tutti desideriamo mantenere, però è anche importante che comunque sia riusciamo a essere decisi nel fatto di dire: comunque sia, questa sperimentazione ricade alla fine sui frontalieri, su noi italiani, non ricade soprattutto sugli svizzeri. E questo è un problema, tenendo anche conto di un'altra cosa. Ci sono comunque, per andare in Svizzera, tantissimi varchi che non sono quelli della dogana, ma sono proprio varchi aperti nelle reti. Questo lo sanno tutti quelli che abitano vicino alla frontiera. Quindi, voglio dire, in modo molto semplice, se uno vuole andare e tornare, può farlo, anche perché sappiamo comunque c'è una sbarra, ci sono, per carità del cielo, i monitoraggi con le telecamere, però tanto questa decisione proposta dalla Lega Ticinese sa davvero tanto di azione politica più che di azione effettiva e concreta che abbia un risultato. Quale non si sappia quale deve essere il risultato di questa sperimentazione. Risparmiare i sei doganieri che dovrebbero stare nei posti di frontiera di questi tre valichi, oppure andare avanti e chiudere tutti i valichi di notte, tutti i valichi minori, perché sappiamo che questi sono tre, ma erano molti di più quelli che erano stati ipotizzati a rischio di chiusura. Quindi, come Movimento 5 Stelle, noi voteremo a favore di questa mozione, proprio perché riteniamo davvero che le decisioni debbano essere prese in modo autenticamente bilaterale e rispettando quelle che sono le problematiche anche di chi sta al di là della frontiera. Grazie.